Ciao a tutti, oggi sono qua per mostrarvi i miei ultimi acquisti in fatto di abbigliamento e accessori. Direi di partire con le due cose che mi sono state inviate dal sito Shein, di cui troverete poi il link qua sotto in descrizione. La prima è quella che sto indossando ed è una maglietta che sto adorando follemente perché mi piace veramente tantissimo. È una maglia semplice, nera, ma con la parte superiore trasparente e ci sono dei fiori ricamati. È un po' il trend di questa primavera-estate e l'amo follemente, mi piace veramente molto questo contrasto fra il nero e la pelle nuda, poi anche il fatto che abbia il colletto, non lo so, lo rende veramente molto fine ed elegante e si avvicina molto al mio stile di adesso. E sempre a proposito di trend, ho preso una salopette. Questa in particolare al pantalone lungo, perché io sono freddolosa e anche in primavera uso i pantaloni lunghi, e le sto vedendo veramente ovunque abbinate a qualsiasi cosa, quindi sono veramente molto curiosa di indossarla e sperimentare un po'. Magari volevo farci anche un lookbook primaverile, quindi se vi incuriosisce magari fatemelo sapere. Poco prima di andare in crociera hanno fatto gli sconti da Stefano e mia mamma ne ha approfittato per prendermi un paio di cose per la mezza stagione, anche se in realtà non esistono più le mezze stagioni, io comunque sono freddolosa, quindi ha fatto bene. Il primo capo è questo maglioncino molto semplice in cotone con due taschine sul davanti, a righe bianche e blu e la manica a tre quarti. Lo adoro perché lo posso mettere praticamente con tutto, in particolare quando ero in crociera mi sentivo proprio vestita da crociera o comunque da nave, non so spiegarvi il motivo, sarà il fatto delle righe bianco-blu che richiamano il mare, non lo so. L'altro capo è invece una maglia, sempre con le maniche a tre quarti, sempre sul blu, però questa volta ci sono delle roselline disegnate così in verticale e poi c'è un motivo traforato sul davanti, mentre il retro è molto semplice, tutto sul blu. È una cosa sì semplice, però facilmente indossabile per tutti i giorni. Da Zara invece ho preso questa camicia di cui sono follemente innamorata e che è piaciuta molto anche a voi, ho visto su Instagram. Ed è una camicia a righe verticali azzurre e bianche con stampati dei pesci rossi. Io amo tantissimo i pesci rossi, poi questo tipo di camicia sta tornando di moda quest'anno, quindi binomio perfetto. Inoltre la stampa dei pesci rossi secondo me è bellissima, cioè sono disegnati veramente molto molto bene. È una camicia oversized, quindi sta molto comoda e larga, contate che questa è un XS, la taglia più piccola, ed è effettivamente molto morbida e larga. Ho preso poi questi sandali neri di cui mi sono follemente innamorata appena li ho visti in negozio, perché innanzitutto hanno un tacco bello cicciotto ma comunque moderato, e io non sono una persona che usa tantissimo i tacchi, quindi sì, sono bassa, avrei bisogno di un rialzino, però ecco, non sono abituata a portare i tacchi, quindi questo mi sembrava un giusto compromesso. Inoltre sono semplici neri, ma sulle fascette hanno questi micro pompon veramente adorabili, stupendi, la texture poi è tipo vellutata, non lo so, li ho visti e dovevano essere miei. Da Bershka ho preso un'altra camicetta di cui sono follemente innamorata, ovvero questa qui con i gattini. È una camicetta a maniche corte, bianca, con appunto dei gattini abbastanza stilizzati, un taschino sul davanti e sul retro ci sono due codine che si legano per fare un nodo. È una camicetta corta, quindi crop top, molto carina e fresca. È leggermente trasparente, però non troppo, e costava mi sembra solo 9 euro, quindi non potevo resistere, dovevo assolutamente averla, poi ci sono i gatti sopra. Sempre a proposito di gatti e sempre a proposito della mia folle ossessione per tutto ciò che ha forma di gatto che ricorda un gatto, su AliExpress ho preso un'altra salopette appunto a mo' di gatto, cioè ha disegnato la faccia di un gatto e le orecchie, ed è una salopette nera a gonna. È un po' stropicciata perché non sono ancora riuscita a stirarla a dovere, però ecco, non potevo resistere, è veramente troppo carina. Questa è, se non sbaglio, taglia unica su AliExpress e mi sta perfetta. L'unica cosa è che non si possono regolare le spalline, quindi penso che grazie alle mie doti da sarta, sto ovviamente scherzando, accorcerò leggermente le bretelle, se no per il resto è perfetta. L'unica pecca è secondo me il tessuto, perché è uno di quelli che tende ad acchiappare tutti i peletti di questo mondo. Adesso non so quanto si riesca a vedere in videocamera, spero per niente, però nella realtà si attacca di tutto.
Sempre su AliExpress ho preso inoltre due cover. La prima è ovviamente un gatto, un manekineko nero con dei dettagli in oro, veramente stupendo, lo adoro follemente. Mi sembra di averla pagata 5 euro. Inoltre, nonostante ci sia questa zampa in prossimità dei tasti del volume, si riescono a spingere perfettamente. E poi è una di quelle cover morbide, tipo in silicone, quindi adoro. E finalmente sono riuscita a prendermi anche la cover di Totoro, che metterò immediatamente al mio cellulare, veramente troppo carina, la desideravo da tantissimo, però essendo così ingombrante non mi ero mai decisa a prenderla e finalmente ho fatto la follia. Questa mi sembra di averla pagata invece 3 euro. Mi sono lasciata poi tentare dalle calze a rete e ho trovato queste da Tezenis, sono delle semplicissime calze a rete nere che ho pagato 5 euro circa. E devo ancora metterle, il tempo non me l'ha ancora permesso, però sono molto curiosa anche di abbinarle magari alla salopette col gatto nero. Da Pull&Bear ho preso poi una gonna per tutti i giorni di questo rosa antico, veramente molto bello. Poi ce lo vedo tantissimo con la camicetta con i gatti. È una gonna abbastanza lunga, arriva sotto il ginocchio ed è morbidissima. Cioè adesso vanno tanto queste gonne così plissettate, però non ne ho mai viste di così morbide, veramente eccezionale, l'adoro. Ultima ma non per importanza, ho preso un paio di Vans. Queste in particolare sono tutte pastellose, mi piacciono tantissimo perché sono un po' azzurre, un po' rosa, dietro sono lilla, anche la soletta è lilla, hanno la linguetta gialla, insomma sono molto colorate però appunto sul pastello, colori che a me piacciono tantissimo. E questo in particolare è un modello da bambino, però arrivano fino al numero 38, che guarda caso è il mio numero, quindi sono stata anche molto fortunata. Il modello in particolare ve lo lascerò scritto qua sotto in descrizione perché al momento non me lo ricordo, però mi piacciono veramente tantissimo. Non sono comode quanto le mie ISO, le altre Vans che ho, che sono veramente il top per stare in piedi e camminare. Queste invece ricordano più il modello classico delle Vans, però sono veramente troppo carine. Questi erano quindi i miei ultimi acquisti. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate e qual è il vestito o accessorio che vi è piaciuto di più. Io spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!